gradiva la donna che risplende nell'avanzare. Con grazia sublime pone avanti il piede destro e incede, ebbra di dolce femminilità. Questo basso rilievo vedo ai Musei Vaticani e mi piace immaginare di specchiarmi in esso. Io sono la gradiva, la donna che risplende nell'avanzare. In tali pensieri cullo il mio cuore. Ed ecco di tale figura femminile fisso la mano che delicatamente solleva la veste per poter procedere più speditamente. Guardo le dita, poi i miei occhi si concentrano sul volto della gradiva. Ne scruto le labbra e mi pare che esse dicano: tu sei me, io sono te. Ed ecco, abbasso lo sguardo e scruto i piedi. La gradiva avanza e mi dice: sto camminando lungo il sentiero della vita e tu cammini con me, o meglio tu cammini in me, poiché sei me. Così dico a me stessa e immediatamente penso a Willem Jensen. Nella fantasia questo autore mi appare con il suo sguardo severo. Austero è il suo volto. E penso al romanzo da lui scritto, Gradiva, una fantasia pompeiana. Ricordo il protagonista, l'archeologo tedesco Norbert Arnold, il quale ha scoperto a Roma in un museo di antichità un bassorilievo. Esso rappresenta una donna che incede. Egli ne fa un calco, la mette nel suo studio e la chiama Gradiva e immagina che sia vissuta a Pompei. E lui, Norbert, che mai si è innamorato durante la giovinezza, ora nelle donne reali vede la Gradiva, o meglio crede in esse di vederla. Ma ecco, un giorno Norbert si reca a Pompei e qui incontra una donna, Zoe Bertgang. Ella, capendo i deliri di Norbert, sa il gioco e gli dice di essere lei la gradiva. Gli svela poi di essere un'amica d'infanzia che lo ha corteggiato durante l'adolescenza, ma Norbert ha rifiutato il suo amore. Spinto da tali parole, Norbert guarisce, esce dal delirio e di Zoe Bertgang si innamora, al punto che le chiede di sposarlo. Con stupore si accorge poi che il cognome di Zoe Bertgang significa colei che avanza. A tutto questo penso quando la mia mente rivolge attenzione alla figura di Sigmund Freud. Con la fantasia lo vedo nel suo studio, immerso nei suoi pensieri, nelle sue analisi. E dai cassetti della mia psiche emerge il saggio scritto da Freud, Delirio e sogni nella gradiva di Jensen. Sigmund capì che la fantasia pompeiana rifletteva niente po' di meno che un caso clinico vero e proprio. Norbert era un paziente delirante e confuso e Gradiva era la sua analista che pian piano lo portava fuori dalle sue ossessioni e dai suoi deliri. Lo guidava in un cammino di guarigione e scioglieva la sua misoginia fino a farlo innamorare di sé. Freud fu così affascinato dal romanzo di Jensen che fece fare un calco della gradiva e lo appese nel suo studio. Ed ecco, nei cassetti della mia mente vedo tale stanza. Mi appare in una vecchia fotografia che anni fa scrutai.
Il lettino su cui le pazienti di Freud si sdraiavano ha un fascino profondo. Esso è come un ricettacolo in cui ossessioni, deliri, fobie, ansie e depressioni cadono per essere annientate. Ed ecco, alla parete cui sta appoggiato il lettino sta appeso il calco della gradiva. Le pazienti possono ammirarlo e produrre fantasie. E io immagino queste donne che pongono lo sguardo sul calco. E la donna che risplende nell'avanzare regala loro emozioni. Fa emergere pensieri, fantasie, immagini. E io vorrei essere una di queste pazienti di Freud che osserva la gradiva e vuole essere lei stessa gradiva. Vuole curare un simbolico Norbert Arnold, guarendolo dai deliri, dalle allucinazioni e facendolo innamorare di sé. Così penso e riferisco tutto questo al dottor Robert Grave, che è il mio analista. Dalla sua poltrona, comportamento ieratico, il terapeuta si staglia davanti ai miei occhi. Mi guarda, mi fissa, come per inabissarsi dentro di me. Io pendo dalle sue labbra e dai suoi occhi. Sono legata a lui da un simbolico cordone ombelicale. Gli analisti non hanno sesso simbolicamente, il dottor Grave è per me come una madre. Mi guarda, mi ascolta. E io, Margaret Wright, siedo di fronte a lui. Ho 21 anni e studio psicologia alla University of Liverpool. Sono in terapia dal dottor Grave perché voglio diventare io stessa analista. Contemporaneamente sono anche paziente. Come la gradiva di Hansen, sono innamorata di un ragazzo di nome Martin Ring. Quasi fossi la sua analista, lo voglio aiutare a superare le sue ansie. Mi piace l'idea del compagno che è anche un po' paziente. Così penso, mentre fisso un quadro che sta appeso nello studio del mio analista. Riconosco in esso il capolavoro di arte digitale di Tantolda Demirsi, che ha come titolo Il ritratto mancante della gradiva. La donna del dipinto è vestita di bianco proprio come me. E io, dottore, immagino che mi parli e mi dica: ho guarito come una brava analista Norbert Arnold, ma io stessa ho bisogno di essere curata. Sono analista e sono paziente. Devo bonificare il mio mondo interno e tu sei me. Anche tu devi sottoporti a un training terapeutico. Ed ecco, dottore, io guardando il quadro dico: ero la donna che risplendeva nell'avanzare, ma ora mi sono seduta. Un senso di prostrazione si è impadronito di me. Io non ho più volto e la mia testa, in cui era contenuta la psiche, è una gabbia. Una gabbia che ospita un macigno. E questo macigno contiene un groviglio magmatico dei miei pensieri. Si sono confusi e pietrificati. La mia anima è divenuta una gabbia all'interno della quale sta un sasso, una rupe fatta di parole sconnesse e contorte,
Una roccia fatta di emozioni che si sono, per così dire, condensate. La mia mente sta andando verso la catatonia, verso la depressione. Fredda e gelida come uno sperone di roccia, come un sasso, come una rupe. Ingabbiata tra le sbarre del mio cervello. Ma ecco, a poco compaiono i miei amati libri. Da essi esce una voce che dice: tu, gradiva, sei decapitata, ma ora noi volumi ricostruiamo la tua psiche e il tuo cervello, donandoti racconti, poesie, storie. Ed ecco, io ascolto. E dalle pagine escono parole che si condensano in liriche, in romanzi, in novelle. E pian piano io mi riapproprio della mia passione letteraria. A breve la gabbia con il sasso sparirà e io riavrò una testa pensante. Tuttavia, dottore, sto seduta e non riesco a muovermi. Sono come incollata alla poltrona, dalla quale guardo lei e sono unita a lei come da un cordone ombelicale. Ed ecco, dottore, io chiedo a lei di aiutarmi. E lei mi dice: osservi la scultura del piede che sta alla base del quadro. Immagini che esso sia parte della gradiva conservata ai Musei Vaticani. È il piede della donna che risplende nell'avanzare. Così mi dice il dottor Grave, poi prosegue: tale piede è denso di energia che vibra in tutte le sue dita. Tale piede è pronto a camminare per le vie della vita. È pronto a incedere dolcemente, ammaliando il ragazzo di cui lei è innamorata. Tale piede è pronto a intraprendere la danza della vita. È pronto a incedere tra le varie vicende del mondo e dell'esistenza. Ed ecco, io, Margaret Wright, fisso tale piede. Poi di nuovo dirigo lo sguardo all'intero quadro e odo la voce del ritratto mancante della gradiva che dice: a breve la gabbia sparirà, riapparirà il mio volto. E i libri, libri che appaiono, arricchiranno la mia psiche di fantasie ed immagini letterarie. E l'incantesimo di tale quadro svanirà. Basta solo che tu, Margaret, indossi uno dei miei guanti bianchi e con esso tocchi la scultura del piede che sta alla base della mia immagine. Ed ecco, dottore, con la fantasia io ubbidisco e il chiarore della mia veste bianca si riempie di energia. A breve mi alzerò dalla sedia e inizierò a camminare per le vie della vita. Percorrerò labirinti intricati, ma senza avere paura, perché l'energia del piede della gradiva è entrata in me. L'incantesimo del ritratto mancante si è sciolto e a breve io sarò la donna che risplende nell'avanzare, la gradiva che dolcemente cammina e rinasce tagliando simbolicamente il cordone ombelicale che la unisce al terapeuta. Grazie, dottore. Grazie a lei e al piede della gradiva.